Bene, oggi ci occuperemo della critica del giudizio di Immanuel Kant. E parlando di questa opera importante del filosofo tedesco, bisogna innanzitutto spiegare il titolo e precisare che la parola giudizio in tedesco suona Urteilskraft e che se noi dovessimo tradurre letteralmente, dovremmo tradurre non tanto con giudizio, ma con l'espressione forza del giudizio. Quindi dovremmo dire più propriamente critica della forza del giudizio e non tanto critica del giudizio. Che cos'è questa forza del giudizio di cui Kant vuol fare la critica? Che cosa significa fare la critica della forza del giudizio? La forza del giudizio, la Urteilskraft, è la terza facoltà conoscitiva, così la chiama Kant. Le altre due sono l'intelletto, di cui Kant si è occupato nella critica della ragion pura, e la ragione nella sua valenza pratica, cioè morale, che ha costituito l'oggetto della critica della ragion pratica. L'intelletto si occupa della conoscenza del mondo fenomenico e quindi si applica alla conoscenza dei fenomeni della natura. Ha il compito di scoprire le leggi scientifiche, di fornirci, diciamo così, l'esperienza, così come appare, no, alla nostra sensibilità. La ragione, ha il compito di indicarci, di determinare, poi vedremo che i giudizi, enunciati dall'intelletto e dalla ragion pratica si chiamano per l'appunto giudizi determinanti. Dicevo, la ragione ha il compito di determinare il nostro dovere. Quindi di dirci che cosa dobbiamo fare sulla base di quella legge morale che è in noi e che Kant chiama imperativo categorico. Entrambi, sia l'intelletto sia la ragione pratica, si fondano su principi a priori, dice Kant. E dunque anche la facoltà del giudizio, la Urteilskraft, dovrà fondarsi, dovrà, diciamo così, basarsi su un principio a priori. Kant dice esplicitamente che la critica del giudizio, appunto la critica, dovrà indagare se per caso anche la facoltà, questa terza facoltà conoscitiva della forza del giudizio, non abbia per caso un fondamento a priori, come ce l'hanno le altre due. Questo fondamento a priori lo anticipiamo, Kant riterrà di ritrovarlo in quella che gli chiama la finalità della natura, gli userà anche un'altra espressione molto significativa, anche se un po' ambigua, userà l'espressione di finalità senza fini. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Quindi diremo che questo principio a priori che sta alla base della forza del giudizio è la finalità della natura, e a sua volta questa finalità della natura in un certo senso rimanda a quello che Kant nella critica del giudizio, verso la parte finale della critica del giudizio, chiamerà sostrato sovrasensibile dell'umanità, cioè in poche parole. E gli sta parlando qui del noumeno, di quello che in altri luoghi chiama noumeno o cosa in sé, insomma di quel fondamento di cui noi non possiamo conoscere nulla, perché nella critica della ragion pura Kant ci ha spiegato che tutto ciò che noi possiamo conoscere non può spingersi oltre i limiti della nostra esperienza, e per quanto riguarda la ragion pratica non può, in un certo senso, consistere in altro
se non in quel fatto della ragione che è l'imperativo categorico, il quale imperativo categorico rimanda tuttavia a questo sostrato sovrasensibile dell'umanità. Dunque, nel pensiero di Kant, la critica della forza del giudizio dovrebbe costituire una specie di termine medio, lui stesso usa questa espressione, tra l'intelletto e la ragion pratica. Bene, senza dilungarci troppo in queste premesse che lasciano la cosa un po' oscura, perché si tratta di questioni terminologiche. Poniamoci intanto la domanda, quella domanda che forse ci consente di capire almeno alcuni punti essenziali della critica del giudizio, la domanda che cosa, quale sia la differenza che Kant pone tra il giudizio determinante da una parte e il giudizio riflettente dall'altra. Il giudizio riflettente, premetto, costituisce appunto il campo d'indagine della critica del giudizio, questa facoltà, questa forza del giudizio, in un certo senso, che cosa fa? Emette in qualche modo dei giudizi riflettenti, due tipi di giudizi riflettenti che Kant chiama giudizio riflettente di gusto, il giudizio di gusto, e il giudizio riflettente teleologico. Quindi il giudizio di gusto e il giudizio teleologico sono i due giudizi riflettenti in cui consiste appunto l'attività della forza del giudizio, della Urteilskraft. Ora diciamo intanto che i giudizi riflettenti non ci fanno conoscere assolutamente nulla dell'oggetto su cui essi esercitano la loro valutazione. Questa è un'altra parola chiave della critica del giudizio, la valutazione che noi diamo di un determinato oggetto estetico o di un prodotto della natura, la Beurteilung, no? Questo è il termine corrispondente tedesco, che richiama naturalmente la Urteilskraft. Quindi questa valutazione non è altro, diciamo così, che un modo della soggettività umana, della soggettività di ogni essere ragionevole, di considerare l'oggetto che si trova di fronte, abbiamo detto o l'oggetto artistico, l'opera d'arte, oppure un aspetto della natura. Ma questa valutazione è una valutazione soggettiva nel senso che essa non serve a conoscere determinati aspetti dell'oggetto, ma serve semplicemente a rivelare, in un certo senso, qualche cosa della soggettività umana, della soggettività di ogni essere razionale che si applica, che riflette, un altro termine chiave, che riflette su quel determinato aspetto, della natura o dell'arte umana. Quindi questo è un primo punto importante che non dobbiamo dimenticare, cioè i giudizi riflettenti non ci fanno conoscere nulla, non aggiungono nulla alla conoscenza che noi abbiamo del mondo fenomenico. Ma si tratta di giudizi in cui, in un certo senso, è il soggetto, in un altro luogo della critica a proposito del giudizio di gusto, Kant parlerà del libero gioco delle facoltà, quindi dell'immaginazione. Pensiamo all'immaginazione dell'artista che in qualche modo presiede alla creazione artistica o di colui che godendo dell'opera d'arte riflette
nel senso che attiva egli stesso questo libero gioco delle facoltà e immagina tutto un mondo che appunto l'opera d'arte è in grado di evocare. I giudizi determinanti, che non costituiscono l'oggetto della critica del giudizio, perché Kant se ne è occupato nella critica della ragion pura e nella critica della ragion pratica, si chiamano determinanti proprio perché, diciamo così, ci fanno conoscere, no? Gli aspetti del mondo fenomenico che noi possiamo attingere con le nostre facoltà conoscitive, nella fattispecie attraverso le forme della sensibilità, lo spazio e il tempo, e attraverso le categorie dell'intelletto. Quindi i giudizi determinanti sono giudizi, per esempio, che so io, una legge scientifica, oppure un fatto dell'esperienza che viene descritto, no? Attraverso le parole, quindi l'applicazione delle categorie all'esperienza, i dati dell'esperienza costituiscono appunto la conoscenza che noi abbiamo della natura, del mondo fenomenico, e quindi sono giudizi determinanti. Se io descrivo, per esempio, un albero, dico l'albero è il fusto fatto in un certo modo, ha una certa forma, questa è quella caratteristica, io sto evidentemente determinando un aspetto della natura che si basa evidentemente sull'esperienza immediata che io ho di quel fenomeno. E, d'altra parte, anche una massima morale costituisce un giudizio determinante in quanto determina con precisione, con esattezza, che cosa io devo fare, come io devo agire affinché la mia azione possa essere considerata un'azione morale, un'azione conforme al dovere. I giudizi determinanti non costituiscono l'oggetto della critica del giudizio, i giudizi riflettenti che non ci fanno conoscere nulla costituiscono invece l'oggetto della critica del giudizio, e dicevamo prima questi giudizi si distinguono in giudizi e giudizio di gusto da una parte, che si applica alla considerazione dell'opera d'arte, e giudizio teleologico dall'altra, che si applica alla considerazione degli aspetti della natura. In entrambi i casi, sia nel caso dell'opera d'arte sia nel caso della natura, è centrale il concetto di finalità, Zweckmäßigkeit in tedesco, di finalità della natura. Concetto che, ripeto, non ci fa conoscere nulla né dell'opera d'arte né della natura, ma che tuttavia, come dire, ci dice qualche cosa di noi stessi in quanto esseri razionali, in quanto esseri che, valutando l'opera d'arte in un certo modo o la natura in un certo modo, dimostrano di essere collegati con quel famoso sostrato sovrasensibile dell'umanità che per Kant costituisce comunque il fondamento della realtà, anche se un fondamento sconosciuto e inconoscibile, che può essere sì pensato ma non può essere conosciuto. Ricordiamoci anche quest'altra importante distinzione che fa Kant tra il pensiero da una parte, il pensare da una parte, il conoscere dall'altra. Io posso evidentemente fare della metafisica, cioè pensare un concetto metafisico, questo non significa che io sto conoscendo qualche cosa, una realtà metafisica, perché la realtà metafisica per Kant è qualche cosa che non può, diciamo così, essere, come dire, non vi può essere la pretesa di dimostrare una realtà metafisica dal momento che la nostra conoscenza, appunto, è una conoscenza limitata al mondo fenomenico, ed ogni dimostrazione pretenderebbe invece di conoscere il suo oggetto, non semplicemente di pensarlo.
Soffermiamoci un momento sul giudizio di gusto, il giudizio quindi che concerne l'arte in generale, l'opera d'arte, può essere una poesia, può essere un bel dipinto, può essere una scultura, un'opera di architettura e così via. Bene, che cosa è importante nel caso del giudizio di gusto? Due cose sono importanti. Da una parte, il sentimento del bello e dall'altra il sentimento del sublime. Se noi consideriamo un'opera d'arte, noi ci troviamo di fronte ad un prodotto, comunque ad un prodotto dell'arte umana, potremmo dire. Quindi il pittore usa una materia, usa la tela, usa i colori, usa i pennelli, usa qualche cosa che appartiene al mondo fenomenico. Crea un'opera e in questo agisce un po' come la natura, che crea i suoi prodotti in maniera autonoma. E questa creazione artistica, non ci intratterremo sul discorso del genio, ma lo accenneremo brevemente, secondo Kant la creazione artistica è sempre opera del genio e il genio, un po' come la natura, quando crea l'opera d'arte, lo fa quasi inconsapevolmente, no? Quindi anche la bellezza dell'opera d'arte, l'armonia dell'opera d'arte, la finalità dell'opera d'arte è un po' collegata a questa, diciamo così, inconsapevolezza, a questo, talento inconsapevole del genio che è senz'altro paragonabile alla, creazione inconsapevole della natura. Dicevamo dunque che nella considerazione dell'opera d'arte, quando noi ci applichiamo alla valutazione dell'opera d'arte, se si tratta veramente di un'opera d'arte, non possiamo fare a meno, dice Kant, di dire, beh, questa opera d'arte è bella. Noi diciamo, questo quadro è bello perché sentiamo, in un certo senso, un sentimento, no? Avvertiamo il sentimento del bello. La nostra facoltà del giudizio, la forza del giudizio, si mette in movimento nella considerazione dell'oggetto artistico e in un certo senso genera il sentimento del bello. Qui abbiamo un punto importante, un punto fondamentale. Kant dice che il sentimento del bello, la bellezza dell'opera d'arte, ma anche la bellezza di un singolo aspetto della natura, il sentimento del bello è qualcosa di universale. E che in che senso dicevamo prima la critica della facoltà del giudizio, della forza del giudizio, allo scopo di, in un certo senso, di vedere se per caso non ci sia un principio a priori che le stia a fondamento e un principio a priori non può che essere un principio universale. Se noi pensiamo alle categorie dell'intelletto, queste categorie sono categorie universali, cioè categorie che appartengono a tutti gli uomini in quanto dotati di ragione. Allo stesso modo, nel campo dell'estetica, Kant dice molto chiaramente che il sentimento del bello è un sentimento universale. E quindi in qualche modo è legato ad un a priori, a qualche cosa che tutti noi, in un certo senso, possediamo in quanto esseri dotati di ragione. E questa è la ragione per cui di un'opera d'arte noi non diciamo semplicemente questo quadro mi piace, questa poesia mi piace. Lo possiamo anche dire, naturalmente. Ma è un dire improprio. Noi diciamo piuttosto, in maniera più appropriata, questo quadro è bello, questa poesia è bella, e nel giudicare in tal modo, nel formulare questo giudizio riflettente di gusto, noi esprimiamo la pretesa che quel quadro, quella poesia, sia bella,
debba essere bella anche per tutti gli altri, ammesso che abbiano un gusto educato. Quindi il giudizio di gusto, il sentimento del bello, che diciamo così è una conseguenza della valutazione estetica, è qualcosa di universale, contiene in sé una pretesa alla universalità e dunque deve per forza essere legato a un fondamento a priori, non può essere qualcosa di derivato dall'esperienza. L'esperienza è sempre qualcosa di particolare, è sempre qualcosa legata, diciamo così, all'individuo, che può essere diversa da individuo a individuo, come in effetti è la semplice sensazione. Quando noi diciamo questo cibo mi piace, non abbiamo la benché minima pretesa che debba piacere a tutti. Tanto è vero che non diciamo questo cibo è bello, diciamo questo cibo mi piace, proprio perché abbiamo la piena consapevolezza che qui non siamo di fronte ad un giudizio di gusto, no? Non siamo di fronte a un giudizio estetico, ma siamo di fronte a una semplice constatazione che qualche cosa mi è gradito, ma che io non pretendo che piaccia anche agli altri, così come quando diciamo de gustibus non disputandum est. In questo caso noi ci riferiamo appunto alla sensazione del piacere, del dispiacere individuale, soggettivo, no? Che qualche cosa mi può dare, ma io so benissimo che si tratta di qualche cosa di relativo alla mia persona, che per caso può piacere anche ad altri, ma non ho la pretesa appunto che il piacere che un oggetto mi dà, abbiamo fatto il caso del cibo, debba essere, come dire, universalmente gradito. Quindi c'è una distinzione tra il piacevole, il semplicemente piacevole e il bello, per la ragione che abbiamo detto prima. Lo stesso discorso si può fare per il sentimento del sublime. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un giudizio riflettente che non concerne questa volta l'opera d'arte. L'opera d'arte è qualcosa di limitato, qualcosa di in sé concluso, qualcosa di armonioso, no? Nella sua limitatezza, no? Nella sua proporzione, le sue proporzioni, che suscita in noi il sentimento del bello. Ma quando ci troviamo di fronte a un aspetto grandioso, terribile, no? Della natura, pensiamo a un'eruzione vulcanica, pensiamo ad una tempesta in mare, pensiamo ad un evento catastrofico, pensiamo semplicemente all'infinità dell'universo, no? Pensiamo agli spazi infiniti che possiamo immaginare, oltre la nostra sfera. Bene, in questo caso il nostro animo, la nostra facoltà di giudizio, da una parte si smarrisce di fronte a questa immensità. Quindi noi ci sentiamo piccoli di fronte all'infinito della natura, all'infinito dell'universo, alla terribile potenza della natura, che può schiacciarci da un momento all'altro, ma allo stesso tempo noi percepiamo anche la nostra superiorità rispetto alla natura. E qui ecco che nel sentimento del sublime abbiamo un collegamento molto stretto con la critica della ragion pratica, in particolare con il sentimento morale. Ricordiamoci che per Kant, la morale è in grado di elevarsi al di sopra del mondo fenomenico, quindi al di sopra della natura. La natura non è altro che il mondo fenomenico che ci appare e di cui noi stessi facciamo parte, ma noi facciamo parte anche di un altro mondo, di un regno della libertà, di un regno dei fini, lo chiama Kant, cioè del mondo noumenico. E in questa libertà, in questa doppia appartenenza, diciamo così, dell'uomo, da una parte appartiene alla natura, quindi è condizionato e vincolato alle leggi della natura,
ma dall'altra parte, in quanto egli appartiene anche al mondo noumenico, egli sa bene, intuisce, che può svincolarsi, diciamo così, dalle costrizioni della natura e, per esempio, agire moralmente. L'azione morale significa che io sospendo in qualche modo, no? La legge dell'istinto, la legge dell'egoismo che mi può portare, diciamo così, a considerare soltanto il mio vantaggio, e nell'agire moralmente mi elevo in un certo senso al di sopra delle costrizioni naturali. E dice Kant, in un'altra espressione famosa, mi rendo degno della felicità. Ripeto, non dice Kant e divento felice, ma mi rendo degno della felicità. Dunque, in questo senso, il sentimento del sublime è in grado di, ancora una volta, di farci percepire, se così possiamo dire, la nostra destinazione soprannaturale, la nostra destinazione, ciò che Kant poi chiamerà il nostro fine definitivo, che non è naturalmente un fine che possiamo raggiungere in questa vita, non è un fine, diciamo così, che concerne il soddisfacimento, l'appagamento dei nostri desideri naturali, anche se Kant dice che questo fine definitivo, in un, come dire, in una dimensione naturalmente travalica i limiti della nostra esistenza terrena, e questo fine definitivo, può essere pensato come la conciliazione della virtù e della felicità, cioè è proprio quel rendersi degni della felicità che non è ancora un essere felici. Dunque, in questo senso, vediamo che anche il sentimento del sublime che suscita il sentimento del rispetto. Il sentimento del sublime è strettamente legato a quel sentimento del rispetto, che è tipico appunto della, come dire, della venerazione che noi proviamo rispetto alla nostra destinazione morale. E in questo senso la critica del giudizio è indubbiamente legata anche alla morale. Cioè qui sembra che effettivamente l'ispirazione più profonda e più genuina del pensiero di Kant sia l'esigenza morale. In che senso? Nel senso che anche che sia il giudizio sul bello dell'opera d'arte, sia il sentimento del sublime, quindi sia il sentimento del bello, la bellezza, sia il sentimento del sublime, sono tali che da una parte possono essere provati soltanto dall'uomo morale, non dall'uomo che comunque ha una sensibilità morale, diremmo oggi, e dall'altra però chi è sensibile alla natura, alla bellezza della natura, chi è in grado di provare questo sentimento del sublime di fronte anche agli aspetti, diciamo così, più terribili della natura, questo senso di reverenza e questa consapevolezza della nostra piccolezza, della nostra miseria di fronte alla grandezza incommensurabile della natura, chi è in grado di commuoversi di fronte a un'opera d'arte, quindi di apprezzarne la bellezza, di provare il sentimento della bellezza, indubbiamente per Kant è anche incline al bene, quindi diciamo così ha anche una predisposizione morale. In che senso? Quindi la facoltà del conoscitivo, questa terza facoltà, la forza del giudizio, costituisce, come Kant ha detto all'inizio della critica, una sorta di termine medio, no? Tra l'intelletto e la ragion pratica, che prelude in qualche modo la nostra destinazione morale in quanto esseri razionali. Un'ultima cosa a proposito del giudizio teleologico. Se il sentimento del bello, il sentimento del sublime, diciamo così, sono, ecco, legati alla contemplazione,
dell'opera d'arte, la contemplazione degli aspetti più terribili della natura, anche più grandiosi della natura, il giudizio teleologico, più propriamente, nel giudizio teleologico noi afferriamo questo concetto della finalità della natura ed in particolare di quella che Kant chiama la finalità senza fini. Quando noi, facciamo un esempio molto semplice, quando noi consideriamo la natura, non possiamo fare a meno di meravigliarci del fatto che la natura ci appare come qualcosa di meravigliosamente ordinato, come un ordine in cui ogni parte è funzionale al tutto, come una specie di organismo che si autoproduce, che si autogenera, che si riproduce, come per una forza autonoma, come per una destinazione autonoma, che non ha bisogno di un riferimento ad altro. Questa considerazione finalistica della natura, quindi questa finalità della natura, che la forza del giudizio ci quasi ci obbliga a prendere in considerazione, non è tuttavia un aspetto della conoscenza della natura, cioè non serve ancora una volta farci conoscere la natura. Noi non possiamo dire di conoscere la natura nel momento in cui diciamo, per esempio, che la natura sembra regolarsi in base a dei fini. Anzi, questa concezione è una concezione ingenua se io dico, per esempio, che l'erba esiste affinché la mucca se ne nutra, che la mucca a sua volta esiste affinché noi possiamo berne il latte o mangiarne la carne. Ecco, questa è una concezione molto ingenua della finalità, dei fini della natura, che Kant naturalmente rifiuta e che assomiglia un po', anche con ironia, rifiuta con ironia, e assomiglia un pochino a quella frase caustica di Voltaire, quando Voltaire dice, per prendere in giro questo tipo di concezione finalistica della natura, a un certo punto Voltaire dice il naso esiste affinché noi possiamo poggiarvi sopra gli occhiali. Ecco, questa naturalmente non è la finalità di cui parla Kant. La finalità di cui parla Kant la possiamo comprendere se consideriamo l'organismo naturale, l'organismo vivente. Quindi la finalità di cui parla Kant non è, diciamo così, il tendere di un aspetto della natura verso qualche altra cosa esterna a questo aspetto della natura. Cioè, nel caso in cui io dica l'erba esiste affinché la mucca se ne nutra, il fine dell'erba è esterno, è la mucca che deve nutrirsi dell'erba. Invece, nel caso della finalità di cui parla Kant, la finalità è il fine interno stesso all'erba, cioè l'erba come organismo vivente ha in se stessa il proprio principio di sviluppo e il proprio senso, tutto concluso. Facciamo un altro esempio, prendiamo un organismo vivente, no? Un organismo vivente, diciamo così, nel momento in cui nasce, ha in sé il suo principio di sviluppo, cioè non ha bisogno, nelle trasformazioni che il suo organismo subisce, non ha bisogno di cause esterne, cioè vi è già in nuce, diciamo così, il principio per cui, che so io, un embrione diventa un bambino, poi il bambino, una volta che è nato, si sviluppa, diventa un adolescente, poi un uomo, poi un vecchio, poi si riproduce, no? E così via. Quindi la finalità non è altro che questo principio interno degli organismi viventi, principio che fa sì che un organismo possa in un certo senso autoripararsi quando si danneggia, pensiamo alla ferita che guarisce da sé, in cui ogni parte dell'organismo è funzionale alle altre parti, per esempio il cuore permette
la sopravvivenza del fegato, il fegato permette la sopravvivenza del cuore, tutte le parti insieme, unite, in un certo senso, collaborano affinché il tutto si sviluppi, il tutto raggiunga, come direbbe Aristotele, il suo fine, la sua entelechia, passi quindi dalla potenza all'atto e poi si riproduca e dia luogo ad un organismo simile. Dunque, in questo senso, Kant parla di finalità della natura, la stessa cosa si può applicare all'opera d'arte, l'opera d'arte è qualcosa di in sé compiuto, che ha in se stesso il proprio senso, tanto è vero che l'arte, l'opera d'arte, non serve a qualche cosa, serve alla pura contemplazione, potremmo dire, no? Non è un qualcosa che l'artista crea con un secondo fine, ma è qualcosa di in sé compiuto, qualcosa che ha in se stesso il proprio senso, quindi la propria finalità. In questo senso Kant usa l'espressione finalità senza fini, per dire appunto che sia i prodotti della natura, gli organismi viventi in questo caso, sia l'opera d'arte, non ha un fine esterno, non ha nemmeno una causa esterna, in un certo senso, perché la causa è tutta interna, il principio di sviluppo degli organismi viventi è tutto interno all'organismo stesso, che naturalmente ha bisogno anche di alimentarsi, ma diciamo così, non c'è una causa esterna che ne determini, come dire, lo sviluppo di questo, quella parte che determina il fatto che quell'organismo debba assumere questa forma anziché quest'altra forma, come potrebbe essere, ad esempio, il caso di un artigiano che crei un vaso a partire da una materia. Questa materia potrebbe essere modellata in un modo o in un altro modo. In quel caso la causa del vaso è sempre una causa esterna, è qualcosa di esterno, l'artigiano che decide e determina prima che forma debba assumere la creta, il principio di sviluppo, quindi non è interno alla creta stessa, non è la creta che da sé, diciamo così, assume quella e quella determinata forma. Detto ciò, abbiamo sostanzialmente delineato in maniera molto generale, no? Molto incompleta anche, alcuni punti fondamentali della critica del giudizio. Spero che questo breve video possa essere di qualche utilità agli studenti di liceo e a tutti coloro che hanno un interesse, una passione per la filosofia. Grazie.